straordinario sono i Sonny Rollins in St. Thomas. Sempre in tema di diritti, mi ha colpito positivamente una notizia che ho letto in questi giorni. Secondo un istituto di sondaggi, l'SVG, oltre il 60% degli italiani preferisce garantire il diritto d'aborto più che il diritto all'obiezione di coscienza. Mentre in Italia quindi prosegue il dibattito sulla legge 194 e la sua effettiva applicazione a causa di una percentuale molto alta di medici obiettori di coscienza, i cittadini attraverso questo sondaggio ci dicono che su questo argomento una netta maggioranza sostanzialmente è favorevole all'applicazione piena della legge. Il 63% degli intervistati infatti chiede che i diritti delle donne siano la priorità, ritenendo più importante preservare il diritto di aborto e di avere tutelata la salute delle pazienti. Il 22% invece la pensa contrariamente, mentre il restante 15% non si è ancora fatto un'idea sulla questione. Questo dato dimostra un aumento della necessità di veder rispettati i propri diritti in un paese dove, come si legge da dati risalgono al 2013, che sono stati forniti dallo stesso Ministero della Salute, un paese dove i medici obiettori di coscienza sono tantissimi, soprattutto tra i ginecologi, che corrispondono al 70%, quindi 2 su 3 medici sono obiettori di coscienza, e in alcuni ospedali quasi è impossibile esigere questo diritto e applicare questa legge. Gli anestesisti obiettori, secondo questi dati, sono il 49%, quindi il 50%, la metà. Il personale non medico scende al 46%, sempre una cifra molto alta. Leggo questa inchiesta dal giornale L'Unità. Passiamo ad altro. Io credo che Stefano Fassina, credo che lo conosciate, sparirà presto dalla vita politica italiana e farà la fine di Angius e di Cesare Salvi. Questo lo dico io, quello che dirò adesso invece è tratto sul tema da un post del mio amico Gianni Bocchi. Fassina alla 7 ha detto: il centrosinistra a Roma e in Italia non c'è più, il popolo di sinistra non voterà PD, se ne facciano una ragione. Questo dice Fassina. E chi ne è altro? Dopo essere diventato deputato grazie al PD, dopo essere stato viceministro dell'economia grazie al PD, ora si candida come sindaco di Roma ferocemente contro il PD, ma in fondo sperando che il PD riesca comunque a vincere e possa offrirgli un posticino. Intanto Fassina passa le giornate ad insultare il PD ed i suoi militanti, persino quelli, come me purtroppo, che lo hanno a suo tempo, pentendosene oggi, però a suo tempo lo hanno stimato, sostenuto, gratificato e votato alle parlamentari. Tutto questo si chiama riconoscenza. Siamo sulla scia di Rifondazione Comunista che, dopo la svolta di Occhetto, provò a costruire quella che si rivelò presto una ridicola caricatura del Partito Comunista Italiano. Ed ora sono rimasti in 3 e vanno in giro a cantare le canzoni dei Pooh. Non credo nemmeno che Fassina avrà la forza di far perdere il centrosinistra a Roma, su questo il PD ci riuscirà da solo a perdere, ma non è affatto detto. Ipotizzo che anche Fassina, nonostante la sua giovane età, sparirà presto dalla scena politica, non se ne sentirà la mancanza.
ed io aggiungo appunto come non si sente la mancanza di personaggi come Gavino Angius e Cesare Salvi. Adesso andiamo con la terza canzone, ritorniamo agli Annacci, un'altra canzone particolare di un personaggio splendido, disegnato in maniera... queste canzoni di Annacci sono dei piccoli film in cui c'è anche nella descrizione dei personaggi e dell'ambiente circostante riesci a vedere le cose, i movimenti, è come se davanti a te passasse appunto un'immagine, l'immagine di un film. La canzone si chiama Il Dritto e la canta Enzo Iannacci. Festa della casa popolare a tre paste, vino in fresco come al tabaré. Gira, 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 gira di schiena. Solo appoggiato in fondo al muro sta, zitto sta. Yeah.
Grande Iannacci, grandissimo. In questo periodo in cui non ci siamo sentiti, in questi 15 giorni, sono accadute tante cose, tra cui anche il fatto della copertura delle statue del Campidoglio, dei Musei Capitolini, in occasione della visita del premier iraniano a Rouhani. Ci sono state polemiche anche internazionali, insomma, e i socialisti francesi, Hollande e Valls, secondo me, hanno pisciato fuori dal vaso. Questi, invece di far vedere quanto ce l'hanno duro, rifiutandosi di togliere il vino dalla cena con Rouhani, facessero qualcosa per recuperare i voti che hanno perso e che rischiano di consegnare la Francia ai populisti della Le Pen o alle destre di Sarkozy. Prima di esprimere critiche nei confronti del nostro paese, pensassero ai disastri politici che stanno portando avanti e che stanno sommergendo, come si è visto alle ultime regionali, che stanno sommergendo il paese al di là delle Alpi. Sembra poi che certa gente, su un altro tema, scenda dalle montagne del sapone, così è un modo di dire che abbiamo qui a Roma, insomma. Io invece penso che se un leader si prefigge un risultato, e in questo caso nell'immediato l'approvazione della legge Girinna, e più in prospettiva la durata del governo per continuare a cambiare il paese portando a termine l'azione iniziata, un leader appunto per raggiungere questi obiettivi deve usare, se è un leader vero, tutte le armi legittime della politica. In questo D'Alema era un maestro, però solo in teoria, perché poi ha fatto fallimento su tutto. E le stesse armi della politica le usò, per esempio, Togliatti, Palmiro Togliatti, a Salerno, quando fece storcere la bocca ai duri e puri dell'epoca, proponendo l'alleanza con la monarchia per mandare via definitivamente il fascismo. E i duri e puri erano tanti, tantissimi, anche a metà degli anni 70, quando Berlinguer era